L'inflazione all'8,9% nel mese di settembre determina una stangata per gli italiani, considerata la totalità dei consumi di una famiglia tipo pari a più 2.700 euro annui, conto che sale ad oltre 3.000 euro per una famiglia con due figli, lo afferma il Codacons commentando i dati diffusi dall'Istat. Il professor Francesco Tanasi, docente dell'Università San Raffaele di Roma e segretario nazionale dell'associazione, spiega che siamo di fronte a uno tsunami economico senza precedenti e che la crescita dei prezzi al dettaglio è destinata ad aggravarsi nelle prossime settimane. I rialzi di benzina e gasolio, i cui listini alla pompa sono tornati a salire negli ultimi giorni, assieme ai maxi aumenti delle bollette elettriche e agli incrementi del gas alle porte, avranno effetti diretti sui prezzi al dettaglio, portando a nuovi rincari a danno dei consumatori. I prezzi comunque continueranno a salire, nel senso che per quanto lo Stato, il governo abbia anche pensato bene di fare quel decreto legge per ridurre le accise di 25 centesimi più IVA, e quello è un decreto che è stato molto utile e per poter, diciamo, non avere il prezzo oltre 2 euro, però è un decreto che costa diversi miliardi al mese e che se adesso non verrà rinnovato ci troveremo dal 1 novembre all'aumento di 30,5 centesimi su tutti i carburanti. Da noi in Italia si è sempre visto che se aumenta da 1,20 euro andiamo a 1,40 euro, 1,60 euro, per quanto torna indietro, al massimo torna a 1,40 euro, non torna mai a 1,20 euro. Perché comunque c'è sotto anche una questione di speculazione. Le accise sono anche un contributo previdenziale alla fine? Sì, beh, certo, le accise, tutti ce l'abbiamo con queste accise, ma dobbiamo pensare che con le accise si paga la sanità, si paga la scuola, si pagano le pensioni, e nel bilancio dello Stato le accise hanno un grosso peso. E quello, anche se ancora ci sono le accise, che ne so, della guerra di Abissinia e del tempo del fascismo o dell'alluvione di Firenze negli anni 60, certo non vanno più per quelle motivazioni lì, ma comunque vengono usate per far quadrare il bilancio dello Stato. E sarebbe bene andare a vedere chi è che ha fatto questi mega profitti, perché una società come Eni, che è arrivata a fare 7 miliardi e mezzo di utile netto nei primi 6 mesi col 700% di utile netto, lì dovrebbero un pochino mettersi la mano sulla coscienza e ridurre i prezzi loro, fare un utile inferiore per aiutare anche l'economia nazionale, che è in ginocchio. Devastanti anche i dati sugli alimentari, i cui listini salgono dell'11,7%, tradotto in cifre equivale ad una maggiore spesa solo per il cibo pari a più 652 euro all'anno per la famiglia tipo e più 876 per un nucleo con due figli. Il Codacons ha chiesto al governo di tagliare l'IVA sui beni di prima necessità e di disporre un condono per i 5 milioni di italiani che a causa della crisi in atto non sono riusciti a pagare le bollette e rischiano di vedersi interrompere le forniture. Se non sbaglio, alla fine del mese dovrebbero rientrare, cioè rimettere le accise il famoso governo, quelle che aveva tolto, oltre che la benzina purtroppo sta rincarando tutti i giorni. Il mio modesto avviso, praticamente non è ben spiegato, insomma, il perché di tutti questi aumenti, insomma, se dà la colpa alla guerra, se dà la colpa alla crisi, però il fatto che aumenta tutta questa benzina, certamente la crisi non è che aiuta poi tanto, insomma. Possiamo fare un appello magari alle istituzioni, al governo? Ma io spero che il governo, qualunque sia, che ancora non è ben delineato, faccia qualcosa, si metta la manina nella coscienza, sapendo benissimo che, voglio dire, il settore petrolifero va a incidere molto su tanti altri rincari, perché nel senso che la benzina, che costa molto, praticamente in conseguenza gli autotrasportatori devono viaggiare e quindi di conseguenza devono aumentare tutto quello che poi utilizziamo tutti i giorni, insomma. Aumenteranno i prezzi, lei come combatterà questo nuovo rialzo? Ma non saprei, guardi, non so come confrontare, perché ho altri mezzi, non ho soltanto la macchina, ho degli autocarri, non saprei come affrontare, cioè dovrò lasciare gli automezzi a casa, andrò via con uno e basta, perché così non si può andare avanti. Stringeremo la cinghia, si combatte, purtroppo per lavorare bisogna muoversi, i margini sono sempre più bassi, mi domando come faremo noi imprese, perché oltre al caro benzina dobbiamo pure riscaldare dove lavorano i colleghi, e quindi insomma è un momento estremamente difficile. Bisogna avere una seria politica di defiscalizzazione del carburante, sul quale paghiamo ancora le accise messe durante il fascismo, durante i terremoti, è una barzelletta. Vedo che lei sta facendo benzina al self-service, è un modo per risparmiare?
Sì, è un modo di per risparmiare, secondo me anche uno stile di vita, bisognerebbe tutti fare benzina self-service perché è veramente una funzione immediata, semplice e comoda, non capisco perché bisogna invece utilizzare il gestore.